Da tutto il mondo in Veneto per la Haute Route delle Dolomiti. Dopo le Alpi e i Pirenei, per la prima volta anche le vette bellunesi sono entrate nell'esclusivo circuito delle gare di ciclismo a tappe per non professionisti. Amatori sì, ma di alto livello, manager e professionisti appartenenti all'upper class dei 5 continenti. 7 tappe in 7 giorni, prologo a Venezia, poi partenza della prima tratta da Conegliano a Cortina d'Ampezzo, traguardo finale a Ginevra al termine di 933 chilometri. 410 partecipanti da 26 nazioni, fra loro appena 14 italiani e solo 46 donne, come questa statunitense. From Los Angeles. Importanti le ricadute turistiche sul territorio veneto. Un bel parterre straniero per una bella promozione del nostro Made in Veneto, 1500 pernotti in 3 giorni. Venezia era bellissima, racconta questo americano, e mi sarebbe piaciuto trascorrervi più tempo, sarebbe bello finire la gara lì e avere qualche giorno per rilassarsi. Questa è la terza volta che faccio la Haute Route, spiega questo belga, ed è un'avventura eccezionale. Inevitabilmente la presenza di turisti, persone che rimangono, pernotano, ho avuto il piacere di incontrare atleti che però si sono portati a seguito la famiglia. E le città venete hanno accolto la carovana a due ruote con entusiasmo. Già alcuni sono venuti prima della corsa per visitare che sia Venezia o tutte le parti di Conegliano e torneranno sicuramente. Chiediamo allora a questo inglese se tornerà come turista la prossima volta. Come back as a tourist next time. Maybe, yes. Forse sì, ci dice, ma mi porterò dietro la bicicletta.